È sicuramente uno dei presepi artistici più suggestivi quello che si trova all'interno della cripta della chiesa di Santa Maria della Pieve, dove è stata ricreata la stalla di Betlemme. Ma non è l'unico presepe che si può ammirare all'interno delle chiese nel comune aretino, sono infatti molti quelli da visitare, come il presepe nel Duomo di Arezzo, una delle rappresentazioni della Natività più amate dagli aretini. Indubbiamente artistico e altrettanto suggestivo è quello che si può visitare all'interno di un'altra delle chiese aretine, quella di Santa Maria delle Grazie, nella quale la Natività ricrea un'atmosfera unica. E sempre nel centro cittadino è possibile visitare l'esposizione di arte presepiale in una delle piazze più caratteristiche del centro storico aretino, Piazza della Badia, nella quale è possibile ammirare 25 presepi che alcuni appassionati concittadini hanno voluto esporre. Ma l'atmosfera natalizia si respira anche in tutti gli altri angoli della provincia. In molti comuni è infatti possibile visitare altrettanti presepi artistici e meccanici, come ad esempio quello a Ciggiano. Il presepe ospitato nella Chiesa della Madonna ricostruisce il paese che si anima alle prime luci dell'alba e va a dormire quando arriva la stella cometa che annuncia la nascita di Gesù. Sempre in Valdichiana ricordiamo anche il presepe artistico allestito nella chiesa di San Filippo a Cortona, in cui il paesaggio rappresenta alcuni monumenti di Cortona, quello meccanico alla fratta allestito nel capannone adiacente la chiesa di San Filippo ed infine quello in movimento ad Ossaia. Inoltre, spostandosi in Casentino, è possibile visitare il bel presepe di Badia Prataglia. Il presepe rappresenta il paese in miniatura e all'interno trovano posto tanti dei suoi abitanti. Infine la capanna che dà riparo a Giuseppe e Maria è posta ai piedi delle spettacolari tre cascate di Badia Prataglia riprodotte magistralmente. Il presepe, collocato su una superficie di circa 50 metri quadri, si trova in piazza 13 aprile.